Ciao a tutti, io sono Carlo Marzo e oggi vorrei rispondere alla domanda che più frequentemente mi viene posta, ossia: qual è la dotazione minima di shaker che devo avere per poter affrontare in maniera professionale le diverse situazioni lavorative? Allora, la risposta non è semplicissima. In che senso? Non esiste una dotazione minima e una dotazione massima. Quello che io penso è che, essendo i nostri colori, essendo anche la nostra firma, se abbiamo uno shaker, in qualsiasi situazione lavorativa dovremo usare sempre soltanto quello. Se ne avremo quattro, potremo scegliere fra questi quattro qual è il suolo migliore di quelli che abbiamo in funzione dell'arrangiamento e della musica. Se ne abbiamo 10, avremo più possibilità di trovare il suono giusto, e così andando avanti. Ma da qualche parte bisogna pur partire. Ai miei studenti io consiglio una dotazione minima che è costituita da quattro shaker, e sono questi quattro shaker che vedete qui alla mia sinistra. Perché questi quattro shaker? Perché sono differenti per suono, quindi per frequenze, per peso, per dimensioni, materiale con cui sono costruiti e i grani al loro interno. Andiamo a vedere a uno a uno questi strumenti e perché io consiglio questi strumenti ai miei studenti. Allora, i primi due shaker che vorrei mostrarvi fanno parte della stessa identica serie. Lo vedete perché hanno la stessa forma e colori differenti. Il primo che analizzeremo è questo shaker qui, della Meinl, fa parte dell'Artist Series Luis Conte e viene denominato Studio. Questo strumento, come vedete, è fatto da due shaker accoppiati, che sono indivisibili perché sono uniti, e questo li rende molto comodi ed ergonomici da tenere in mano, perché non devo preoccuparmi del fatto che uno possa scappare o ruotare sull'altro. La caratteristica di questo shaker è che è molto molto soft. Ve lo faccio ascoltare. Come vedete, molto molto delicato. A me piace tantissimo questo strumento. Non sempre può andare bene perché ha un volume veramente ridotto. In quel caso ci viene in aiuto l'altro shaker, sempre Meinl, sempre Art Series Luis Conte, questa volta però denominato Live. Ed effettivamente per i live è ottimo, perché è costruito sempre allo stesso modo, due shaker indivisibili, ergonomicamente perfetto, ma un suono medium. Anche questo presente, ma non invadente. Bellissimo. Si adatta benissimo in tantissimi contesti pop per accompagnare con la giusta presenza una sezione dell'arrangiamento che può essere la strofa o anche il ritornello, perché no? Andiamo avanti. Un altro strumento bellissimo, ma saliamo come volume, è questo strumento qui. In fibra, si chiama Studio Shaker, medium come misura, esiste anche il large. Perché inserire questo strumento nel nostro set per cominciare? Perché è una frequenza completamente diversa dai due precedenti. È una frequenza molto più bassa, ha un suono molto caldo e allo stesso tempo delicato. Ascoltatelo. Come vedete, posso gestire benissimo sia l'accentuazione che i colpi deboli. Ha un suono stupendo, caldissimo, molto bilanciato ed è uno appunto tra i miei shaker preferiti che non manca mai nella mia valigetta dei Toys e che consiglio a tutti i miei studenti ed anche a voi. Ultimo, interessantissimo strumento, Aluminium Shaker Octagonal, perché come vedete ha una forma ottagonale. Vi dicevo all'inizio, li ho scelti anche per le loro forme, perché diverse forme generano diversi suoni. Questo
camere cilindriche doppie, una camera cilindrica grande, una camera ottagonale. È l'unico shaker in metallo. L'esterno è in alluminio. E ha un suono estremamente brillante e un volume decisamente alto rispetto alle dimensioni dello shaker. Ve lo faccio ascoltare. È bellissimo, a me piace tantissimo come strumento. Se avete bisogno di dare di apportare un groove molto carico, con una bella presenza di shaker, questo è lo strumento giusto. Tra questi strumenti avete anche la possibilità di accoppiarli. Nello specifico, questi due strumenti sono straordinari insieme, perché hanno delle frequenze completamente diverse e, qualora decidiate di fare una ritmica a due mani, sono sempre molto ben distinguibili tra di loro. Vi faccio sentire una cosa semplicissima. Ottavi e sedicesimi. Che io l'abbia fatti, abbia eseguito questi strumenti sulla mano destra, sulla mano sinistra, era sempre molto distinguibile lo strumento che seguiva i sedicesimi. Per cui, ricapitolando, lascerò nel video tutte le indicazioni sugli strumenti, i loro nomi e il numero di modello. Questi sono i quattro shaker che io consiglio a tutti quanti, che non possono mancare nel proprio kit. Poi, come vedete, Meinl ne fa tantissimi. Magari farò un altro video in cui ve ne presenterò degli altri. Spero di aver soddisfatto la vostra curiosità e di aver risposto alla vostra domanda. Se avete bisogno, io sono sempre a vostra disposizione. Vi ringrazio e vi auguro buona vita. Ciao a tutti!